Bentornati su Imperium! Siamo di nuovo qui nell'avventura, in Cesare, in Britannia. È ritornato in Britannia. Due volte. Allora, nell'ultimo episodio siamo stati 40 minuti a resistere a sti cazzo di attacchi. Però gli abbiamo fatto il culo a strisce. Bene, direi di guardare subito gli obiettivi per sapere. Allora, preparati. Una volta che le legioni sono arrivate all'accampamento, attendi e preparati a proseguire la missione in Britannia. Sì, ancora? Ma le ho già fatte queste cose. Attendi, devo attendere. Attendi. Che oh! Cazzo? Oh! Nel 54 avanti Cristo, Cesare tornò in Britannia con 5 legioni. In tutto circa 22.000 uomini, di cui 2.000 cavalieri. Sbarcati vicino a Sandwich, nel Kent, i romani non incontrarono alcuna resistenza. Espugnarono il forte di Bigbury e sconfissero la tribù dei Cantiaci che controllava la regione. Oh, oh, vedo un po' di movimento! Ma se no vi stanno laggando, tipo, ne vedi quelle tre ale... Ma che cazzo fanno?! Sono divise. Ah, no, adesso non stanno più laggando. Ma un po' sono egizio e un po' sono romane. Che cazzo succede? Oh! Ma dove sono i miei acciai? Porco dio! Di nuovo! Gli equites fanno schifo! Questi che cazzo c'entrano? Si quelli riconosce, scusa. Eccoci, soldati. Siamo finalmente sbarcati nelle coste della Britannia, nella regione del Kent. Non abbiamo incontrato alcuna difficoltà a scendere dalle navi. Pare che non ci fosse nessun nemico che ci stava aspettando. Già, lo scorso anno ricordo che abbiamo trovato difficoltà a trovare un punto senza scogliere per sbarcare. Poi abbiamo dovuto punire alcuni avamposti britannici che si erano ribellati e non avevano rispettato l'alleanza con Roma. Li abbiamo massacrati e obbligati a pagare un tributo in schiavi. Però siamo dovuti tornare in Gallia per mancanza di risorse. Ma sono fermamente convinto che queste popolazioni britanniche offrano appoggio militare ad alcune popolazioni della Gallia. Cioè, un affronto che non possiamo tollerare. Ecco perché siamo tornati. Però quest'anno possono contare su di voi e su queste 5 legioni. Siamo molto più numerosi e sederemo qualsiasi ribellione. Quali sono i tuoi ordini, Cesare? Dobbiamo costruire un accampamento vicino alla costa, in modo da difendere le navi. Ci servirà come base di partenza per controllare l'intera regione. Poi inizieremo ad esplorare la zona e conquisteremo le strutture nemiche. Avremo bisogno di oro, ma soprattutto di viveri per poter avere qualche possibilità. Allora, sopravvivere! Gli eroi Cesare, Calosius, Gaio, Trebornio, Gario, Quinto, Atrio, Rituniano, Io Marco, devono sopravvivere. Se uno di loro muore, hai perso. Imponi la supremazia romana sull'intera regione del Kent. Conquista ogni struttura nemica e prendi il controllo delle città delle popolazioni celtiche locali. Difendi l'accampamento romano vicino al mare. Se i nemici riescono a conquistarlo, hai perso. Madonna. Porco dio. Porca troia. Porco dio. Oh, ma quanta roba c'ho, Madonna, 700 uomini. Andiamo tutti dentro. Ma che cazzo è sta roba? È l'accampamento questo. Che cos'è? Un UFO. Cliccalo, cos'è? È un UFO. Dai, porco dio, mi hanno tolto le unità. Sì. State fuori perché sennò mi consumate tutti i viveri e poi moriamo di fame. Tanto li consumano comunque. Quanti cazzo sono? Oh, prendine un paio e mandali in giro. Di questi qua. Minchia, sono pure a 25 sti cazzo di cose. Ne prendi un paio, li mandi in giro fortissimo e vedi esplori la mappa. Ma non 5, 6, perché 11? Mandane uno. E mandi due, uno lì. Ecco. Uno qua. Siamo incontenibili. Voi siete gli esploratori. C'è Cesare che sta andando via. Sì, lo so, io l'ho detto io. Al galoppo siamo incontenibili. Mandali in giro, mandali in giro a caso. Prendine 20 e li mandi in giro. Il mio cavallo non... Più villaggi conquisto e meglio è. Ce n'è anche uno qua, ti ricordi che... Sì, deve passare qualcosa di qua. Che cazzo è sto villaggio? Vabbè, questo io faccio poi questo. Non bestemmia. Non capisco che cazzo è sto villaggio. Ok, magari arrivano qua. Oh, non penso. No. Minchia, Tesoro. Dai, porco dio, no! Porca madonna, che il gioco crasha!
Dio figlio di Troia! Adesso 162 quit e slimando così a no, cazzo! No. Sì! No! Ok, tutti insieme li mandi. Esatto. No, mi... Ma che cazzo fate voi qua? Gli ho detto di andare a fanculo! Ma perché? Andiamo. Questi ovviamente non attaccano. Porco Dio, la Madonna Troia, vi dovete suicidare. Dai che si stanno curando! Che cazzo dici che sono morti di fame? Ma perché non attaccano? Dio fa... Ma che problemi hai? Fai S e non attacca. Non sto facendo S. Non sono così coglione da fare S. Perché non conquistano? Ma Dio fa! Ma perché non conquistano? Mai visto? Mai visto? Ma lo stai vedendo? Ti ho buggato, vai via. Cazzo, fai uscire, fai uscire. Ah no. Secondo me non c'è un cazzo dentro. Sono le scarpe, ma quello che mi sta. Morire piuttosto che retrocedere. Che cazzo? Era... Morire piuttosto che retrocedere. Sì, ma sti carri cosa vogliono fare? Vogliono combattere? Non ho capito. Sono su un po' di distanza. Oh. Che cazzo di carri hanno? Minchia! Paura! Ma che? Basta... Ma... La prossima volta vai direttamente io, questo lo tutto. Faccio subito le scommesse, sai quanto diventano forti questi. Muoiono e basta! Te lo dico io! Figlia, neanche uno in testa. Salviamo dentro al forno, non si sa mai, perché magari crash nel momento in cui... Oh! Abbiamo... Posto il nostro dominio sulla regione del Ken, soldati. La popolazione dei Cantieri è ora sottomessa a Roma. Da quel che si vociferà tra questi barbari celti, un certo capo di una tribù di nome Cassilvanus sta radunando un esercito di tribù per sfidarci. Secondo quello che ci dicono, il suo villaggio si trova a nord della regione del Ken. Soldati, ci mettiamo subito in marcia verso nord per sconfiggere lui e i suoi alleati. Vi guiderò io. Che cazzo è questo? Mando braccio. Chi è costui? Soldati, catturatelo! Non sarà necessario, tranquilli. Il mio nome è Mandubracio e mio padre era il sovrano dei territori a nord della regione del Kent, ma ahimè è morto, ucciso da Cassilvano perché si era opposto al suo comando. Così Cassilvano lo ha torturato e ucciso per avere il controllo dei territori in cui vive il mio popolo, i Trinovanti. E dimmi, Mantubracio, che ci fai qui, lontano dal territorio della sua tribù? Essendo l'unico figlio del capo della nostra tribù, Cassilvano ha ordinato che venissi imprigionato e allontanato dal mio popolo. Mi hanno tenuto prigioniero qua per 10 lunghi anni, finché siete giunti voi. Ho sentito parlare di voi, voi siete del popolo dei Romani, venite dal mare. Le tribù della zona hanno paura di voi e aspettavano il vostro arrivo. Ed ecco perché hanno affidato il comando ad un uomo spietato come Cassilvano. Sperano che egli possa sconfiggere e difendere i vostri territori, ma dopo che Cassilvano ha ucciso mio padre, lo odio tal punto che sono disposto ad offrirgli il mio aiuto. Comunque Cassivella 1. Va bene. Se siete diretti a nord, portatemi con voi, restituitemi al mio popolo, io tornerei ad essere il loro capo e vi offrirei appoggio con Cassilvano. E noi dovremmo fidarci di te. Già lo scorso anno ci siamo fidati della parola di alcuni ambasciatori di barbari. E poi si sono ribellati contro. Perché non dovremmo ucciderti?
Il nord è molto pericoloso, nobile signore. Castil uno controlla l'intera l'intera regione. Da soli non riuscireste a ho perso il punto, riuscireste a sconfiggerlo. E poi non conoscete la zona. Con il mio aiuto il mio popolo vi offrirebbe appoggio nella lotta. Se poi pensate che vi sto ingannando, quando vi porterò al cospetto del mio popolo mi potrete sempre uccidere, ma io vi do la mia parola. Va bene, ma Mandubracio, ti porterò con noi, ma sappi che se stai mentendo pagherai con la morte. Il mio nome è Cesare, guido gli eserciti per conto dei Romani. Tu e il tuo popolo risponderete a me. Certo, nobile Cesare. Ma non dovevi far fuori tutti i coli allora? Porco Dio, allora! Cesare dovette però affrontare un acerrimo nemico, Cassi Vellauno, re dei Catuvellauni. I Romani, per sconfiggerlo, sfruttarono l'alleanza di altre tribù. Cesare aveva preso sotto la sua protezione Mandubracio, il cui padre, sovrano degli attuali territori dell'Essex e Suffolk, era stato ucciso da Cassi Vellauno. In questo modo riuscì ad ottenere il sostegno della sua tribù, i Trinovanti. I Romani, forti di questo appoggio, sconfissero i Catuvellauni, ma dovettero far ritorno in Gallia per sedare delle rivolte. Gaio Trebon. Cesare, la costruzione dell'accampamento è stata ultimata. I soldati hanno finto di... hanno finto di forzare le mura. Facevano difensiva alla torre di questa mattina. Facevano finta. Esatto. Finalmente speriamo che l'accampamento tenga qualsiasi tipo di attacco da parte dei barbari, che secondo quello che ci ha svelato il mastro Mandubracio dovrebbero essere molto numerosi. Sì, esatto, Cesare. Ha radunato quelle tribù sotto il mio comando. Allora Mandubracio, dopo una lunga marcia siamo giganti siamo giunti nel nord del Kent. Mi aspetto che ora rispetterai il nostro patto. Certo signore, vi do la mia parola che lo rispetterò. Sarà meglio anche perché la mia usanza togliere la vita a coloro che non rispettano i patti con me e con Roma. Non ce ne sarà bisogno. Qua l'unico che sarà quel bastardo di Cassivelauno a perdere la vita. Ora Cesare, non mi rimane che guidarvi alla città principale del mio popolo, i Trinovanti. Una volta che sapranno che sono ancora in vita e libero, mi metterò al loro comando e vi offrirò appoggio nella lotta contro Cassivelauno. Se ci aiuterai, come dici, una volta finiti gli scontri e ucciso Cassivelauno, farò in modo di garantire che il suo popolo venga protetto dalle altre tribù della zona sotto il nome di Roma. Vi ringrazio, nobile Cesare. Allora possiamo metterci in marcia per giungere nella mia città. Quali sono i vostri ordini, Cesare, fin tanto che sarete in vita? Allora, Quinto, io partirò con questo piccolo contingente di pretoriani insieme a Mandubracio verso la sua città. Affido il comando dell'accampamento a te e a Gaio. In primis, non fate mosse avventate e limitatevi a sorvegliare le zone. Non intraprendete attacchi alle strutture di barbari fin tanto che non sono tornato. Mi raccomando, se per disgrazia i barbari occupassero l'accampamento, per noi sarebbe già finita ancora prima di iniziare. Certo, gli ordini, Cesare. A presto, comandante. Se qualcosa va storto, non esitate a mandare dei messaggeri. Senza dubbio, Quinto. Allora in marcia, fammi strada, Mandubracio. Certo, signore, si parte. Perdi qua verso nord. Io a prescindere non mi fido di questo. Esatto, manco io. Sto un po' laggando, eh. Ma dentro... Ah, minchia. Non c'ho mai esercitato. Ah, quindi tu non li svegli adesso. Vabbè. Capito. L'episodio finisce qua, con bestemmie su bestemmie su bestemmie. Oggi ho dato il meglio di me. E boh, ci vediamo al prossimo episodio.